E qui secondo me sicuramente, diciamo che perlomeno ha questo valore, ha questo plus valore, quello di aprire una finestra su un mondo che non si conosce e su cui c'è molta disinformazione, ecco che c'è una clave sicuramente disinformazione dolosa, quindi ancora più pericolosa, dal punto di vista letterario, diciamo che il libro è molto bene, ho avuto un po' di recensioni, quindi spero e penso che abbia il suo valore, ma sono sicuro perlomeno, anche se poi non voluto, perché chi scrive non pensa a questo, però sicuramente ha questo plus valore, cioè quello di aprire una finestra su un mondo che è così vicino, che ci appartiene così tanto, che al tempo stesso è sconosciuto. Posso fare una domanda? Certo. Cosa, lei è un giornalista, cosa pensa di Oriana Fallaci, dell'articolo che ha scritto sul suo lavoro del Contadino di Giornelle, e cosa ne pensa della visione degli omosessuali che lei dà nel suo ultimo libro, che ha dichiarato essere il suo bimbo, quello che mi ha detto? L'ultimo libro non l'ho letto, Oriana Fallaci. Oriana Fallaci è una scrittrice che io ho letto quando avevo 15 anni, 16-17 anni, tipo un uomo, lettera un bambino mai nato, eccetera. Ha fatto dei reportage di guerra splendidi, bellissimi, di una persona che si è occupata con molta profondità del mondo arabo. Io poi non so a un certo punto cosa le è successo. Noi siamo stati durante il periodo coloniale fascista e anche prima, perché a Bibbia risaliamo ancora prima, abbiamo fatto delle cose terribili. Sono degli articoli e dei libri che raccontano della guerra italiana in Libia, con decine e decine di migliaia di morti, usate le armi chimiche che allora già la Convenzione di Ginevra le vietava, usate per bruciare, ammazzare migliaia e migliaia di persone in villaggi. Cioè, abbiamo fatto delle cose veramente mostruose. Io adesso non ho quel titolo di un libro che vi posso consigliare, se voi lo leggete dite ma questi sono gli italiani della gente? Cose che poi abbiamo fatto, ovviamente, anzi che abbiamo fatto anche prima, giù nel Corno d'Africa. Per cui c'è un... Somalia. Sì. Per cui c'è questo... Bissinia, eccetera. Per cui c'è questo, indubbiamente, questo fortissimo... che alimentato anche da Gheddafi, ovviamente, anti-italianità. Che è presente, nonostante poi ci sono, ormai anche l'italiano ha parlato poco, soltanto i nuovi vecchi, nonostante poi sempre, quando si parla di colonie c'è questo rapporto così strano, quasi di odio e amore, no? Per i propri colonizzatori. Questo qui è successo soprattutto alla Francia, per esempio in Algeria, c'è un legame tuttora strettissimo tra la Francia e l'Algeria, nonostante ci sia stata una guerra di liberazione cruenta, è veramente difficile.